sfrugugliare Bagnai, perché tra noi c'è un rapporto tale per cui me lo posso permettere. Perché il ministro dell'economia Gualtieri, torno, faccio un piccolo passo indietro, ha detto a proposito dell'appuntamento della prossima settimana, del voto sulla riforma del MES, dice: io so che è un passaggio delicato, un passaggio difficile, ma sarà superato. E dice una cosa in più, aspetti Bagnai, Gualtieri, dice: sono fiducioso che dopo un approfondito esame l'Italia farà la sua parte. Se da una parte stigmatizziamo il veto improprio di un paio di paesi sul recovery plan, cioè Ungheria e Polonia, sarebbe paradossale che fosse l'Italia a fare la stessa cosa. Ha sentito Gualtieri, Bagnai? Sì, io qua, per non ampliare troppo il dibattito, perché ha detto che abbiamo pochi minuti, dico solo non dire gatto se non lo hai nel sacco, lo dico a me e lo dico a Certo. lui. Vorrei riprendere due cose, se mi permette, però Prego. fulmineamente, che sono state dette prima, che secondo me sono molto importanti. La prima è quella del sindaco Gori, cioè di credere nelle forme associative. Ecco, io non vorrei che il mio intervento sul presidente Lombardi fosse stato percepito come indebitamente aggressivo. Io voglio sottolineare che bisogna credere nelle forme associative, fra cui i partiti, e bisogna credere nella politica. E la politica è fatta di responsabilità, bisogna prendersele e bisogna però anche darle correttamente. Questo era il mio punto metodologico. L'antipolitica purtroppo ha seminato, diciamo, il degrado in questo normale meccanismo. Volevo anche dire una cosa sull'intervento molto equilibrato e documentato dell'autoressa Pira. Lei ha fatto domande su che cosa si potrebbe fare, per esempio un ospedale Covid, appunto. Il tema è questo: ospedali Covid, visto che sono stati evocati Bertolaso, la Lombardia. Non sto adesso a fare una polemica di partito sul fatto che alcune regioni si erano portate avanti fra gli sberleffi della stampa nel costruire queste strutture che poi si sono rivelate utili, purtroppo, devo dire. Però ecco, il tema è questo: quando fra 3 anni noi, diciamo, il Covid non ci sarà più auspicabilmente, o sarà diventata una malattia stagionale curabile come tante altre, e noi avremo costruito degli ospedali dicendo che sono ospedali Covid e verranno a ispezionare come sono stati spesi i soldi. E lì, secondo me, ci potrebbero essere delle conseguenze. Cioè, non è che ci possiamo inventare il bisogno di 50 ospedali Covid perché al tempo dell'austerità sono stati chiusi 50 ospedali normali. Ecco, è qui che secondo me bisogna esercitare attenzione, perché il problema del MES viene sempre visto in termini di costo, ma in generale il problema del MES consiste nei vincoli che ispettivi, e quindi poi anche di condizionamento e di commissariamento delle politiche nazionali, che l'adesione a queste forme di prestiti, che poi sono debito, comporta. Tutto qui. Comportano.